Intervengo molto probabilmente in modo cumulativo per sottolineare, come già hanno fatto i colleghi con cui ho condiviso la gran parte degli emendamenti che presentiamo, per sottolineare che questo gruppetto di emendamenti dall'89 al 95 invece ho ritenuto di non sottoscriverlo perché, come ho già avuto modo di spiegare in diverse sedi, in diversi momenti, un conto è avere una sensibilità ambientale, quindi difendere il territorio da nuove infrastrutture che si pensano di fare in futuro e che riterrei inopportune, soprattutto in questa fase. Altra cosa è invece completare infrastrutture importanti già previste, già cantierizzate, già in opera, già in essere e che vanno completate. E quindi facendo questa importante distinzione e sapendo che appunto la forza politica che rappresento è favorevole al completamento di questa rete di infrastrutture già previste da tempo, già cantierizzate, già in fase di costruzione, il cui unico problema, se vogliamo, è forse reperire tutti i finanziamenti necessari per completare questa realizzazione. Bene, in virtù di questo ragionamento che ho sintetizzato all'osso, non ho potuto ovviamente sottoscrivere questi emendamenti. Sul frangente però infrastrutture, anticipo che ho invece sottoscritto un altro emendamento in cui si richiameranno una serie di misure che erano previste in base ad un accordo di programma che era stato fatto tempo fa e che ancora non hanno visto piena realizzazione. Questo giusto per fare una precisazione politica e chiarire appunto la posizione che ho deciso come gruppo di portare avanti, coerentemente con quelle che sono evidentemente le indicazioni programmatiche in base alle quali sono stato eletto in questo Consiglio. Grazie.